Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano nuove regole per i pagamenti elettronici con l'obbligo di accettare il pagamento con il POS anche per le piccole cifre, pena una sanzione per il commerciante. Tutti i dettagli nel servizio. Una sanzione da almeno 30 euro, alla quale si aggiunge il 4% dell'importo del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Scatta la stretta per rendere obbligatoria l'accettazione dei pagamenti con carta anche per i piccoli importi. Niente più rifiuti o facce contrariate, il commerciante avrà il dovere di accettare la richiesta di pagamento elettronico del cliente o in caso contrario potrà essere sanzionato. La nuova normativa entra in vigore dal 30 giugno anche se a Bari, nella prima giornata di applicazione, non sono pervenute segnalazioni alla polizia locale, anche perché oramai tutti i negozianti si sono dotati degli opportuni sistemi. Resta però il problema delle commissioni che cambiano a seconda del sistema utilizzato e in alcuni casi azzerano quasi completamente il guadagno dell'esercente. Per alcune cose è favorevole se uno fa una spesa grossa ed è giusto che il contante si porta sempre di meno, però ci sono alcune spese tipo 2 euro, 3 euro che diventano più spese per noi, che fra le commissioni che abbiamo. Se io devo fare una spesa da 2 euro, quanto pago, quanto le costa a lei di commissione? Senti, un 15-20 centesimi, poi più le spese del POS che sono di 15 euro al mese. Poi se mi fai una spesa il venerdì, io quei soldi li vedo il martedì. Io ce l'ho da un paio di mesi, sinceramente, non volevo farlo, però l'ho dovuto mettere perché è giusto che sia così, oltre ad essere una legge, e comunque alla fine vanno tutti con la carta, cioè pagano tutti con la carta. Come commissioni quanto le costa? Cioè, se io devo a me prendere non mi costa niente, allora quasi niente, perché l'ho comprato da internet e pago la commissione in banca che non so, sarà proprio un centesimo, sì e no, due centesimi. Ci sono in particolare dei pagamenti dove il costo della commissione rischia di superare anche il costo del guadagno? Bravissimo, parliamo in particolare delle ricariche telefoniche, oppure di quelle ricariche tipo Amazon a costo fisso, diciamo, dove abbiamo una commissione che è bassissima e rischia di essere superata dalla commissione del POS. Giusto per farci un esempio, quanto può venire una commissione in questi casi a costare, quanto invece rispetto a quello che è il guadagno che si ha dalla sintonia? Allora, praticamente su una ricarica per esempio di 10 euro abbiamo un 2% di aggio, quindi 20 centesimi. Pagando con il POS, con la carta, abbiamo delle commissioni che arrivano anche all'1%, quindi praticamente va ad azzerare l'aggio. Più contenta l'utenza, che potrà svuotare le tasche dalle monetine e pagare un caffè con le modalità che ritiene più comode. È una proposta validissima perché chiaramente aiuta tutti, sia i consumatori che anche gli esercenti, a rendere migliore la vita per tutti. Ma non sempre trovo, diciamo, il punto vendita pronto alle mie esigenze. Che volta che cosa è stato detto? Mi è stato detto recentemente a San Pietro in Bevagna, in Puglia, che non è possibile utilizzare il POS perché ci sono troppe spese di commissione. Questo spritz lo pagherà? L'ho già pagato. Lo posso o contante? Contante, perché non sapevo se erano pronti all'utilizzo della carta. Okay. Comunque il futuro è carta. E proseguiamo con le notizie del nostro telegiornale. Parliamo in particolare di emergenza caldo, tornei di carte, un laboratorio di sartoria, un servizio di monitoraggio telefonico. Sono queste alcune delle attività del centro polivalente per anziani di Bari per fronteggiare l'emergenza caldo, il servizio di Giuseppe Bellino. Torna l'emergenza caldo a Bari. Le temperature anomale delle ultime settimane hanno fatto scattare l'allerta soprattutto per gli anziani, soggetti che soffrono maggiormente le ondate di calore. Il centro sociale polivalente di Bari, gestito dalla cooperativa AGEA, ha intensificato l'attività per aiutare i soggetti che vivono da soli. In programma numerose attività culturali e ricreative per permettere agli anziani di combattere il caldo e di socializzare. Sì, in realtà sì, diventa come una famiglia perché loro vengono qui e trovano il loro ambiente. Spesso i figli sono lontani perché per lavoro o per necessità familiari, per cui venire qui per loro e trovare comunque un ambiente familiare, trovare degli operatori che
comunque sia gli sono accanto, per cui con cui parlare e trovare gente con cui passare un po' di tempo il pomeriggio o anche la mattina. Oltre ad organizzare tornei di carte in un laboratorio di sartoria, il centro anziani effettua un servizio telefonico per monitorare le condizioni degli anziani che vivono da soli. Abbiamo attivo il numero verde 800 06 3538. Al quale gli anziani che si sentono soli, che hanno determinate difficoltà, possono chiamare e quindi dare noi possiamo dar loro delle indicazioni anche sui servizi presenti sul territorio di Bari. E parliamo a proposito di caldo, di quella che è la situazione degli accessi al pronto soccorso. Negli ultimi due giorni c'è stato un aumento di pazienti che hanno fatto ricorso ai pronto soccorso pugliesi, quasi 6.000 in appena 48 ore, quanto riporta il monitoraggio di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Nel dettaglio, martedì ci sono stati 3.078 accessi, secondo dato più alto del mese, ieri invece 2.870. Oggi la situazione resta di emergenza, secondo i dati della Regione Puglia, solamente al Policlinico di Bari in questo momento ci sono 70 pazienti in visita, 48 al Fazzi invece di Lecce. E sempre a proposito di sanità e di emergenza-urgenza, il sindacato regionale USMO lancia l'allarme sulla carenza di medici e siamo alle solite, riaprono le danze estive, ma medici e persone questi balli non piacciono, a medici e persone questi balli non piacciono, tuona il segretario Franco Lavalle ancora una volta con l'approssimarsi della stagione estiva, così come ogni anno e così come avvenuto durante le ondate pandemiche, vengono al pettine le carenze del personale, specie quelle dei medici a cui è deputata la diagnosi e la cura delle persone, come ha affermato la recente sentenza del Consiglio di Stato. Chiediamo al Presidente della Regione, all'Assessore della Sanità e ai Direttori Generali cosa ne vogliano fare dei soldi risparmiati con il PNRR, non lamentiamoci poi nei dibattiti pubblici del fatto che i giovani medici lascino la Puglia. E adesso parliamo della polizia locale che questa mattina ha fatto visita ai giovani pazienti del Policlinico di Bari per sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza stradale, il servizio di Rosanna Luise. Maggiore sicurezza urbana, città senza caos e sicurezza della strada. Così si legge sulla paletta regalata ai giovani degenti del Policlinico di Bari dalle forze della polizia. L'iniziativa punta alla promozione della cultura della sicurezza stradale e mira alla sensibilizzazione del tema da parte dei più piccoli. I giovani pazienti, durante il corso dell'iniziativa svoltasi stamattina, hanno potuto conoscere da vicino il team della polizia, sedersi sulle moto e indossare i cappellini donati dalle forze dell'ordine. Un momento d'incontro nato con il duplice obiettivo di avvicinare i giovani alla sicurezza stradale e allietare il loro periodo di degenza tra giochi, distribuzione di gadgets e palloncini. Sì, abbiamo promosso questa iniziativa innanzitutto come promotori dell'educazione stradale, quindi per cercare di inculcare le semplici regole del codice della strada. Lo abbiamo voluto fare in questa sede perché abbiamo voluto regalare anche ai bambini che sono ospitati presso l'oncoematologia pediatrica del Policlinico, per dare a loro anche una giornata di festa rispetto a quello che vivono giornalmente presso le cliniche. E l'ASL di Bari ha concluso le procedure utili alla stabilizzazione per 523 dipendenti tra dirigenti e non rappresentanti del comparto sanitario, comparto non sanitario, dirigenti medici e dirigenti sanitari non medici. È la prima volta che l'ASL di Bari, ha commentato il direttore generale Antonio Sanguedolce, stabilizza un numero così elevato di dipendenti. Le stabilizzazioni non sono soltanto un atto amministrativo, ha dichiarato, ma in questo momento hanno anche un significato per tutti quegli operatori che ognuno nel proprio settore negli ultimi due anni si sono messi al servizio della comunità per assicurare il proprio supporto alla gestione dell'emergenza Covid. E adesso ci colleghiamo invece con il nostro sito web www.telebari.it per tutti gli aggiornamenti dalla rete. Italo Cinque Palmi, vengo da te. Buonasera Roberto, una bottiglia di birra piena di cicche e di sigarette per avere in omaggio una Peroni fresca da bere. L'iniziativa green arriva dal titolare dell'enoteca Daniele Marino di Santo Spirito, un messaggio per tutti gli avventori del locale che vogliono contribuire a rendere più pulito il quartiere a nord di Bari. Questa mattina è apparso un cartello all'esterno dell'esercizio commerciale con il seguente messaggio: portaci la tua bottiglia di Peroni piena di cicche e di sigarette e in cambio avrai una Peroni da 33 centilitri in omaggio. Un'idea originale, se ben accolta
dalla cittadinanza e dai turisti, può essere anche di fondamentale importanza per rendere più bello il tratto di costa di Santo Spirito. L'obiettivo potrebbe essere far diventare virale questa iniziativa, così da coinvolgere tanti commercianti e quindi moltiplicare i cittadini volontari. Anche noi, recita ancora la scritta, contribuiamo quindi a mantenere pulito l'ambiente. Bene, con questo è tutto per il momento, a dopo per altre notizie. E sono iniziate invece a Cala San Giorgio le attività di Peace and Sailing, una mare di accoglienza, il progetto dell'APS Barese Cellule Creative, vincitore della 10ª edizione del bando Orizzonti Solidali Speciale Ucraina, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani. Sulla spiaggia e nella sede dell'associazione sportiva Catsurf, oltre 20 bambini ucraini questa mattina hanno partecipato prima a una lezione di paddle SUP e poi a un'altra lezione sui venti e sui nodi marinari. Si tratta del primo dei due laboratori in programma, quello sportivo, che in questi giorni intende avvicinare i bimbi alla dimensione marina e alla cultura green. Il secondo laboratorio, quello creativo, è in programma dal 4 all'8 luglio. Al termine dei corsi sarà organizzata una recata sportiva finale e una mostra delle opere realizzate dai piccoli. Le attività si concluderanno poi con un picnic plastic free con pietanze tipiche della tradizione italiana e ucraina. Parliamo invece adesso della cerimonia del cacao alla scoperta delle tradizioni della cultura del Guatemala. Si è svolta ieri in uno spazio verde alle porte di Casa Massima la cerimonia del cacao, il rito per celebrare i poteri curativi sacri del cacao. Il servizio di Maria Alessia Sforza. Para que salga la considerata dalle civiltà precolombiane una pianta sacra dalle proprietà curative e dal potere di riconnettersi con se stessi, amato per il benessere e la gratificazione fisica e mentale che induce grazie alla stimolazione delle endorfine, il cacao è stato protagonista di un rituale antico e suggestivo ieri pomeriggio, organizzato da Terza Luna, shop di tè, tisane e spezie di qualità, e da Lava Love Cacao, blend di cacao fondato da Tate Isaias e Nana Isabel. Questi ultimi arrivati direttamente dal Guatemala hanno guidato la cerimonia del cacao, che ha visto coinvolti uomini e donne di tutte le età, in uno spazio verde alle porte di Casa Massima. Un'esperienza sensoriale legata alla tradizione culturale maya, accompagnata da incensi, essenze, danze e musiche. Poi, radunati tutti in cerchio, i partecipanti hanno potuto bere il cacao in un'atmosfera meditativa. Per me la cosa più importante è poter festeggiare con dei maestri che vengono da lontano, che ci presentano le loro piante sacre, ci presentano la loro cultura, a noi che diciamo festeggiamo poco, no? È come che abbiamo poco amore nella nostra società. E quando io sono andata là ho visto, anche se molta povertà, però tanta gioia, tanta voglia di festeggiare, di onorare la madre terra, e che qua un pochettino ce la siamo dimenticata, no? La trattiamo molto molto male, quindi il mio intento di oggi è portare qua un pochettino più di rispetto per questa terra che ci accoglie. E adesso invece ci fermiamo per qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo. E torniamo in diretta per parlare del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito questa mattina. Nessun allarme nel capoluogo pugliese per la sicurezza, lo hanno dichiarato questa mattina proprio il prefetto di Bari Antonio Bellomo e il procuratore Roberto Rossi a margine del Comitato che si è svolto in prefettura questa mattina. I dettagli nel servizio di Serena Russo. Nessun allarme in sicurezza, assicurano il prefetto Antonio Bellomo e il procuratore Roberto Rossi, presente questa mattina al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto in prefettura. Tema declinato sugli episodi registrati nel capoluogo pugliese negli ultimi tempi, che da un lato riguardano le spaccate avvenute in molte attività commerciali della città, centro e non solo, e dall'altro le aggressioni subite da alcune ragazzine minorenni negli ultimi giorni. Numeri che non giustificano l'insorgere di un'emergenza, spiegano, ma che portano comunque ad una riflessione tra le misure da adottare. Certamente quella dell'aumento del numero di telecamere di videosorveglianza. Mi sembra che i numeri non siano così elevati, sono, diciamo, rientrano in un fenomeno di alternanza di criminalità che ovviamente si alterna e ogni tanto si dedica a queste attività, però anche lì sarà, diciamo, studiata un'attività di contrasto organizzata con tutte le forze di polizia e naturalmente anche
coordinata dall'autorità giudiziaria. Però bisogna guardare un attimo la realtà, perché diversa è la percezione della sicurezza, diverso è la sicurezza reale. E io devo dirlo senza arroganza e senza nulla, Bari è una città metropolitana sicura se noi la raffrontiamo in tutte le capitali europee. Se poi altri sono i problemi del degrado che sono esistenti, se voi andate a Stoccolma, vicino alla stazione di Stoccolma, avete trovato un degrado molto maggiore rispetto a quello di Bari. Presenti al comitato anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Ci dicono che non ci sono dati particolari che ci fanno pensare a un'emergenza sicurezza. Come sapete, io non ho mai nascosto la testa sotto la sabbia. Se la mafia c'è, la mafia c'è. Se ci sono le estorsioni, non solo lo dico, ma le ho denunciate pubblicamente in questi anni. I dati a loro disposizione ci dicono che non c'è un'emergenza sicurezza in questo momento. C'è bisogno sicuramente di attenzione anche in alcune zone, di concentrare alcuni controlli, attività di prevenzione in alcune zone della città, ma non c'è una particolare emergenza. E cambiamo argomento e ci spostiamo di nuovo sul nostro sito web www.telebari.it per tornare dal nostro Italo 5 Palmi. A te. Stop al test prenatale non invasivo per individuare alterazioni di cromosomi erogato gratuitamente dalla Regione Puglia alle partorienti dai 40 anni in su e anche alle donne più giovani in presenza di condizioni di rischio per di salute per il nascituro. La Corte Costituzionale ha cancellato, dichiarando illegittimo, l'articolo 3 della legge che lo aveva introdotto per 2 anni in via sperimentale. A impugnarlo era stato il governo, a cui la Consulta dà ragione, sostenendo che quella norma viola la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il test erogato gratuitamente alle donne, scritto nella decisione dei giudici, è una prestazione di natura sanitaria posta a carico del sistema sanitario regionale, ma in ogni caso aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'ordinamento statale, e ciò comporta la sottrazione di risorse che devono essere invece destinate e utilizzate per consentire alla regione di adempiere all'obbligo di garantire nel proprio ambito territoriale le prestazioni essenziali come attualmente definite. Bene, con questo quindi è tutto per oggi, Roberto, a te buona serata. Grazie Italo, e noi proseguiamo, torniamo a parlare di sanità. A proposito di Covid, proprio ieri nel nostro TG avevamo acceso i riflettori sullo smantellamento delle USCA in un momento in cui tornano a salire i contagi da Covid. Sulla questione è intervenuto anche Pierluigi Lopalco, capogruppo del gruppo misto in Consiglio regionale pugliese ed ex assessore alla Giunta Emiliano, che critica la dismissione delle unità speciali. È stata una pessima idea, tuona l'epidemiologo, lo avevo detto a fine aprile con un'interrogazione purtroppo rimasta ancora senza risposta, torno a farlo oggi, ragioni di budget, legittimo, meno legittimo, prosegue, e compiere questa scelta in un momento in cui anche in Puglia, così come nel resto d'Italia, i contagi da Covid-19 sono tornati a crescere con l'ondata di calore e le crisi ataviche di personale nei nostri reparti di emergenza-urgenza. La mancanza di questo servizio si farà sentire come. Chi diceva che l'errore più grande che avremmo potuto fare dopo la pandemia sarebbe stato dimenticarne la lezione, aveva ragione. Cambiamo completamente argomento, aperture di nuovi bed and breakfast nel capoluogo pugliese, bene il turismo ma controlli sugli abusivi, ne parliamo in questo servizio. Dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso sono 21 le nuove aperture di bed and breakfast e 28 invece per quel che concerne gli affittacamere. Sono i numeri della città di Bari, al centro da tempo di una graduale trasformazione dettata dall'aumento della domanda turistica. I numeri arrivano da Palazzo di Città e se da un lato sono sintomatici di un capoluogo in crescita, dall'altro i ritmi sostenuti dalle nuove aperture impongono severi controlli sul fenomeno dei cosiddetti abusivi. Controlli da parte della polizia locale che hanno portato ultimamente alla scoperta di 3 attività non in regola. Discorso a parte merita la città vecchia, sulla cui superficie insistono già una 60ina di strutture aperte ai turisti. Il crescente numero di attività di bed and breakfast sta portando ad una progressiva diminuzione delle abitazioni private. Il numero sempre più alto di turisti nei suoi vicoli, tra l'altro, sta spingendo Palazzo di Città ad una riflessione sulla tutela appunto del centro storico. E proseguiamo parlando di birra artigianale, quella di Puglia, in particolare delle opportunità di sviluppo per i piccoli produttori pugliesi. Questo è stato il tema al centro dell'incontro organizzato da Confartigianato ieri al Fortino di Sant'Antonio per discutere della legge regionale per la valorizzazione dei produttori di birra artigianale.
azioni in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale e la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale pugliese che è stata al centro del convegno organizzato ieri sera a Bari da Confartigianato. Io ringrazio Confartigianato per aver organizzato questa giornata di promozione della legge regionale che a giorni si attiverà per approvare il regolamento attuativo per dare appunto forma a quella legge che abbiamo approvato lo scorso dicembre, di cui io sono primo firmatario, di promuovere i nostri birrifici artigianali e agricoli attraverso attività appunto di promozione, attraverso l'istituzione di un elenco regionale dove poter iscrivere i nostri produttori, che sono per la maggior parte molti giovani, e destinare a loro appunto dei finanziamenti ad hoc. Questo è il nostro obiettivo, creare turismo anche attraverso la birra, così come accade per il vino. Un segnale di attenzione è un primo passo in avanti per valorizzare un comparto che può offrire tanto al nostro territorio. In Puglia ci sono 100 produttori birrai, con un totale circa un 10% della produzione italiana. Voi sapete che Confartigianato è sempre vicino alle micro e piccole imprese, per cui ci sembra doveroso dare spazio anche ai birrai. Questo ritengo sia la puntata zero di questi eventi, che io gradirei fosse itinerante. E adesso invece ci spostiamo oltre fuori città e andiamo a parlare del caso Paul Eggis. Dopo 8 ore di udienza parlano gli avvocati, il servizio di Fabio Serino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo all'inizio e credo che ci sarà un percorso non breve, attendiamo fiduciosi gli sviluppi. Non conosciamo la versione di Eggis se non attraverso quello che avete scritto voi sui giornali, quindi non sappiamo assolutamente nulla della versione di Eggis. Però la signora ha confermato, devo dire senza nessuna esitazione, senza nessuna incertezza, il contenuto della denuncia. Come sta la ragazza? Molto stanca, molto provata. Ha avuto momenti di crollo, pianto? No, ha chiesto un paio di volte di sospendere. Come avete visto, l'udienza è durata non poco, evidentemente, perché i punti da chiarire erano molti. Alcune cose secondo noi sono state chiarite, altre probabilmente saranno chiarite nei prossimi giorni. Direi soprattutto dopo l'esame della persona offesa, Paul Eggis si dichiara completamente innocente e estraneo a qualsiasi ipotesi di reato. Penso che abbiamo anticipato la formalizzazione dell'istanza di revoca della misura anche all'esito dei risultati dell'incidente probatorio. Su 8 ore adesso è difficile tirare le somme. Se devo proprio darle una mia opinione, il problema non è tanto sulle cose su cui si è contraddetta, ma per le cose che ha detto, che a nostro avviso sono forse illuminanti. Arrivederci. Buon lavoro a voi. E adesso invece vi raccontiamo la storia del signor Petti, il farista del Faro di Taranto, che dopo 42 anni va in pensione nella sua lunga carriera e numerose segnalazioni marittime. Il farista, ascoltiamo. Dopo quanti anni in pensione? 42 anni, 5 mesi e 22 giorni. Che cosa farà adesso? Mi devo godere i nipotini che stanno qui. Niente, farò una vita normale con tutti quanti noi. Certo, avrò, non dico rimpianti, no, bellissimi ricordi. È uno dei più bei ricordi che ha? Diciamo che i ricordi più belli vanno all'infanzia con mio papà sull'isola di Sant'Andrea, che era anche lui un farista. Io vivevo in campagna, mio nonno una campagna, animali, era bellissimo. Poi ho incontrato con tramite papà la fortuna che ha vinto un concorso nei fari ed è stato tutt'altra cosa, era una meraviglia. Oggi, diversamente da quello che si può pensare, sembrerà strano per quello che sto per dire, la mia giornata lavorativa di oggi 8:14, tutto diurno, non abbiamo una fase notturna, abbiamo solo delle fasi di reperibilità, ognuno di noi a turnazione è reperibile per 6 volte al mese per un massimo di 12 ore. Il mio prossimo collega reggente Scott, con questo oggi io chiudo il servizio. Ti ringrazio, tanta fortuna. Sono onorato. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it. A tutti un buon proseguimento di serata.
Bentrovati un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. La giornata di venerdì vedrà il passaggio di una perturbazione oltralpe sugli stati centro-settentrionali del vecchio continente, con dei piovaschi, qualche acquazzone e anche clima ventoso, mentre sull'Italia permarranno condizioni anticicloniche, alta pressione africana. Nel dettaglio, zoom precipitazioni, possiamo notare come tra il pomeriggio e la serata vi sarà l'origine di qualche accenno instabile di rovesci temporali su Alpi e Prealpi, in parziale estensione nelle limitrofe zone pianeggianti anche di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tutto tranquillo altrove, e difatti la prossima grafica ci fa vedere come al centro-sud, sull'Emilia Romagna, ci sarà il sole e la grande canicola, valori in queste aree oltre i 33-34 gradi. Dettagli, ulteriori approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.